Fratelli e sorelle, siamo proprio nel caos assoluto. Pensate che sto prendendo un caffè con un caro amico. Sto prendendo un caffè e è arrivata la cameriera con la zuccheriera. Io ho allungato la mano e ho detto no, te lo devo dare io lo zucchero. Quindi ho chiesto uno zucchero di canna e il mio amico ha chiesto uno zucchero bianco. La cosa strana è che a Milano Marittima, che siamo a Cervia, quindi nella frazione di Cervia, stesso comune, le zuccheriere sono messe nel bar, in tutti i tavolini, uno prende la bustina che vuole. E la cameriera ha detto, no, è la legge che ci ha detto di fare così. La legge. Ma vi rendete conto che nello stesso comune, non dico nella stessa provincia, nello stesso comune le leggi cambiano da bar a bar. O meglio, siamo tutti degli ignoranti, siamo tutti resi... Ci sentiamo stupidi, non sappiamo cosa dobbiamo fare. E questa è la prima mossa della dittatura massonico-satanista. Non a caso, nell'antica, dico antica perché è ormai passata, Unione Sovietica, da contea a contea le leggi cambiavano, in maniera tale che un cittadino, se si spostava di pochissimi chilometri, era completamente a nudo. Poteva essere preso, fermato e arrestato. È questo che ci vogliono portare, l'inferno in terra, grazie al loro caos e alle loro leggi sataniche.